sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il Piano Nazionale Vaccini e il NITAG, che quindi tutta l'organizzazione anche centrale relativamente alle vaccinazioni. Campagna di vaccinazione contro il Covid. Io devo dire una cosa, insomma, se questa pandemia ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato il trionfo della vaccinologia. Nel giro di mesi, non di anni, ma di mesi, abbiamo avuto a disposizione vaccini altamente efficaci e anche con un buon profilo, ottimo profilo di sicurezza, impiantati su piattaforme innovative, perché anche la piattaforma, quella dei vaccini a vettore virale, tanto bisfrattati oggi come oggi, ma insomma noi li avevamo avuti disponibili solo contro Ebola e quindi utilizzati in condizioni di emergenza contro Ebola, no? Vaccinando il personale sanitario in Centro Africa. Hanno dato una prova di sé, insomma, io non direi, non sono vaccini da buttare. Quando qualcuno dice, beh, siccome noi abbiamo altre piattaforme, vaccini basati su altre piattaforme, stiamo dando ai paesi poveri di risorse magari questi vaccini perché sono vaccini di serie B. Non è così. Sono vaccini estremamente economici, sono vaccini estremamente gestibili, user friendly, non necessitano di catena del gelo ma solo di catena del freddo e quindi possono essere utilizzati molto utilmente in paesi poveri di risorse, anche perché conferiscono una buona protezione, ottima protezione nei confronti quantomeno della malattia grave, insomma, scusatemi ma non è poco. Due parole solo sulla campagna vaccinale Covid, dopo sarà naturalmente approfondita. È stata una campagna, io credo, di grande successo, perché vaccinare oltre l'85% della popolazione eleggibile credo che sia un grande successo. Le domande che ricorrono sono sempre quelle relative ai Novax, ma ai Novax, ma ai Novax, ma all'esitanza vaccinale. Permettetemi di dire che non voglio fare retorica attaccando i Novax, non l'ho mai fatto. Perché sono una minoranza rumorosa, molto rumorosa, ma un'estrema minoranza. Quando si vaccina più dell'85% della popolazione eleggibile, ma cosa vogliamo di più? Insieme a Spagna, Portogallo e Danimarca siamo il paese che ha vaccinato di più. Su questo non ci piove ed oggi stiamo vaccinando anche con le dosi booster, le dosi di richiamo. Quindi dobbiamo guardare anche la realtà dei fatti. L'immunità di comunità si raggiunge quando raggiungiamo una certa copertura, una soglia di copertura vaccinale, una certa soglia di copertura vaccinale che varia da vaccino a vaccino, da malattia a malattia, da virus a virus. E quando abbiamo detto all'inizio dell'epidemia basta vaccinare forse il 70% della popolazione per tenere l'epidemia sotto controllo, a questo ci si riferiva. Il virus continua sempre un po' a circolare, dopodiché arrivano anche delle varianti che diminuiscono parzialmente la risposta dei vaccini e ci proteggono di meno, pur rimanendo estremamente protettivi nei confronti della malattia, nei confronti dell'infezione. Voi unite tutti questi fattori, ebbene il risultato qual è? Che il virus in qualche misura continua a circolare.